Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questa nuova puntata della trasmissione dedicata al progetto Tamafregetmia. È un progetto, come diciamo sempre, dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani e all'interno di questo vi sono varie azioni. Abbiamo parlato nelle precedenti puntate delle azioni di sensibilizzazione che sono state fatte nell'ambito di questo progetto, così come le azioni di formazione dedicate agli operatori che riteniamo debbano essere preparati per poter affrontare quello che è un trauma subito dall'anziano, oppure anche solo la sensazione di insicurezza che si possono provare sentendosi potenzialmente vittime di una truffa. C'è anche un altro aspetto che va trattato rispetto agli obiettivi che si pone questo progetto ed è l'aspetto del supporto psicologico, ossia di tutte quelle azioni che sono atte a recuperare il benessere che un anziano potrebbe aver perso nel momento in cui ha subito una truffa. Oggi parleremo di questo con un esperto, Walter Tanghetti, che è psicologo e si occupa dello servizio Spazio Cambiamenti all'interno della cooperativa Il Mosaico, che come abbiamo detto nelle precedenti puntate si occupa proprio di espletare le azioni che il Comune si è posto come obiettivo per contrastare appunto il fenomeno della truffa. Non vi rubo altro tempo e chiederei direttamente al nostro ospite di parlarci in generale di Spazio Cambiamenti. Prima di tutto buongiorno e grazie dell'ospitalità. Allora, Spazio Cambiamenti è un servizio di consulenza psicologica, sostegno psicologico e psicoterapia che ha ormai una decina d'anni e che è operativo in diverse sedi, principalmente in Valle Trompia, ma da un anno a questa parte siamo anche in città Brescia, al villaggio prealpino. È un servizio appunto che, oltre che ha una consulenza in alcuni casi anche a formazione e supervisione per operatori, mette a disposizione della popolazione, della comunità, degli interventi di sostegno appunto psicologico e di psicoterapia, sia per l'infanzia, sia per l'età adulta, che per le coppie, che per le famiglie, quindi è a disposizione di tutti. Grazie Walter, a proposito di a disposizione di tutti, più volte abbiamo parlato del fatto che il progetto Tamafregetmia ha una linea telefonica dedicata che appunto si pone l'obiettivo di raccogliere tutte quelle che sono le richieste di aiuto o semplicemente anche le richieste di ripristino di questo benessere di cui abbiamo parlato e vi invitiamo a contattarci appunto allo 030 297 7556. E questo appello non è solo rivolto agli anziani che ci seguono, comunque si sentono in pericolo o hanno bisogno di chiedere aiuto o ascolto ai nostri operatori, ma anche ai caregiver o a tutte le persone che appunto sentono questa sensazione di malessere e di paura nei loro anziani. Ma andando appunto ad approfondire il servizio, cos'è stata diciamo la scintilla, cos'è stato il motivo che ha spinto allo sviluppo di questo tipo di servizio nel territorio bresciano? Allora, Spazio Cambiamenti nasce con il tentativo di dare una risposta ai bisogni psichici delle persone, laddove i consultori familiari del territorio non mettevano a disposizione lo spazio di psicoterapia, o meglio stavano dismettendo alcune azioni che ai tempi erano all'interno dei consultori, che erano gestite già da soggetti esterni come le cooperative. La mia cooperativa, la cooperativa del Mosaico, che è molto attenta e sensibile, insieme ad un'altra cooperativa, cooperativa Gaia di Lumezzane, hanno pensato di raccogliere questo bisogno che di fatto non trovava una risposta, chiamiamola così, pubblica, e ha sviluppato questo servizio, cercando di stare attento a dei principi fondamentali a cui noi ovviamente come cooperative sociali teniamo molto, che sono quelli della duttilità, cioè la capacità di dare delle risposte diversificate, quelle della territorialità, cioè quella di costruire anche sui territori dove siamo operativi delle relazioni con i diversi soggetti del territorio e, non ultimo, un'attenzione anche alle tariffe. Infatti noi inizialmente utilizzavamo, diciamo così, l'ISE come indicatore per stabilire la tariffa con i pazienti, poi ultimamente ci siamo orientati verso delle tariffe che comunque sono delle tariffe, chiamiamole così, al di sotto del valore di mercato, proprio per cercare di andare incontro ai bisogni delle persone che magari in quel momento lì
non erano in grado di sviluppare, di trovare una risposta, ecco, ripeto, nel pubblico o comunque una risposta, diciamo così, ai costi del mercato che sono decisamente alti per quanto riguarda la psicoterapia. A proposito di duttilità, appunto questo termine che il nostro ospite ha utilizzato nel suo intervento, questo progetto, appunto questo servizio è stato adattato al progetto Tama Freget Mia. Come sappiamo bene, i destinatari principali di questo progetto sono gli anziani, quindi sicuramente il supporto psicologico che deve essere rivolto ai nostri anziani, non dico che debba essere totalmente diverso da quello classico, ma ha necessità di essere in un qualche modo adattato. Com'è quindi che si inquadra questo spazio cambiamenti all'interno del progetto Tama Freget Mia? Sì, è una domanda molto importante perché in spazio cambiamenti non era previsto, diciamo così, una specializzazione, una specifica per gli anziani. Ovviamente gli anziani rientrano nella categoria del mondo adulti, noi seguiamo anche degli anziani, ma non c'era uno specifico o un'esperienza o un pensiero specifico sul tema degli anziani vittime di truffe. Però abbiamo pensato che le nostre competenze potessero essere messe a disposizione anche di questo progetto, nel senso che il bisogno che un anziano vittima di truffa ha rispetto, diciamo così, ad un supporto psicologico, dal nostro punto di vista rientra bene in alcuni approcci che sono presenti invece all'interno dello spazio cambiamenti. E mi riferisco in particolare ad un approccio sistemico, lo dicevi bene tu prima, cioè è molto importante non pensare solo all'anziano, ma all'anziano all'interno di un contesto, di un sistema che può essere quello familiare, quello amicale, quello delle relazioni fondamentali che è attorno a lui, e alcuni dei nostri colleghi hanno un approccio di tipo sistemico-relazionale, e l'altro elemento che ci sembra centrale, e ci sembrava centrale da mettere a disposizione del progetto Tama Freget Mia, era l'approccio cosiddetto narrativo, cioè la possibilità di dare all'anziano e appunto, come dicevi tu, a chi sta attorno e vive insieme all'anziano, la possibilità di raccontare, di narrare la propria storia, anche di truffa, anche di sofferenza legata alla truffa subita, ma che di per sé già può essere un elemento, chiamiamolo così, benefico, terapeutico, importante. È vero poi, come hai detto tu, che abbiamo dovuto riadattare il setting all'intervento con gli anziani. Cioè, mentre solitamente, e penso insomma che sia la conoscenza di tutti, è la persona che si reca in uno spazio, appunto in uno studio psicoterapeutico, e questa è una possibilità comunque che noi mettiamo a disposizione con la nostra sede di Brescia, poi il Comune ha messo a disposizione altre sedi, come setting abbiamo pensato proprio di ripensarlo in funzione dell'anziano, quindi c'è la possibilità di fare degli incontri online, ma soprattutto c'è la possibilità anche di fare degli incontri a domicilio. Questo perché ovviamente il domicilio dovrebbe rappresentare quel luogo in cui l'anziano possa recuperare quella fiducia che magari con la truffa subita è venuta un pochettino meno. Inoltre non abbiamo pensato solo, appunto, come dicevo prima, all'anziano, ma in un'ottica sistemica abbiamo pensato a tutte le persone che in qualche modo hanno un legame con l'anziano, perché spesso, diciamo così, nella sofferenza legata all'aver subito una truffa, quello che è venuto meno, quello che si è rotto è una fiducia nel mondo, nelle persone che mi stanno attorno. Quindi partire dalle persone che in qualche modo sono vicine a contatto con l'anziano ci sembrava, ecco, l'approccio migliore per poter fare un intervento efficace. Sicuramente l'ascolto è un elemento cruciale in questo progetto, soprattutto nella riuscita delle azioni che sono state immaginate come contrasto al fenomeno. Più volte è stato detto nelle scorse puntate dai vari esperti che purtroppo gli anziani, che soprattutto dopo aver subito una truffa, quindi reato, si chiudono in loro stessi anche per un senso di vergogna che provano e non si raccontano, quindi non si sentono ascoltati o addirittura non sono consapevoli
consapevoli degli strumenti che sono a loro disposizione, tanto che all'interno del progetto, insieme alla Polizia Locale, siamo andati proprio nei loro luoghi di aggregazione, ma anche nei mercati cittadini, per cercare di intercettare dei loro racconti di sofferenza attraverso appunto degli operatori specializzati. Quindi un aspetto fondamentale è quello di riuscire a porre l'anziano nelle condizioni di innanzitutto narrare, appunto diceva il nostro ospite che la parte fondamentale della presa in carico in spazio cambiamenti è la narrazione, ma soprattutto la sensazione di essere ascoltati da qualcuno che capisce appunto quello che all'anziano è successo, proprio per riuscire in un qualche modo a ripristinare anche quella fiducia nei confronti dell'ambiente circostante o delle persone circostanti, proprio perché l'obiettivo deve essere quello di rendere l'anziano sicuro anche nel suo racconto. Com'è che si è immaginato il percorso terapeutico dell'anziano all'interno di Spazio Cambiamenti, proprio perché il target è specifico? Allora, una premessa doverosa è che esiste molta letteratura che ha a che fare con la cosiddetta vittimologia, ok? Quindi con diciamo così, gli effetti sulla psiche di persone che sono state vittime di truffe piuttosto che di violenze, eccetera, ma non esiste una letteratura specifica sugli anziani vittime di truffe. Per cui questa è anche l'occasione per dire che sicuramente si tratta anche di una sorta di ricercazione, cioè sarà interessante anche vedere e riscontrare dalle persone che si rivolgeranno a noi qual è la fenomenologia e il vissuto di queste persone che hanno subito una truffa. Un altro aspetto di premessa importantissimo, ne parlavamo prima, è che esiste una differenza soggettiva molto forte nelle persone che subiscono degli eventi. Un evento potenzialmente traumatico può avere effetti molto molto diversi da soggetto a soggetto, quindi non è detto ovviamente che aver subito una truffa porti automaticamente ad un trauma e al bisogno di un intervento psicoterapeutico profondo. Quindi ci aspettiamo anche di vedere una diversificazione molto ampia. Con gli anziani che cos'è che abbiamo pensato? Appunto, il setting, come dicevamo prima, l'abbiamo riformulato e cercheremo di adattare il setting alle esigenze della persona. Poi sarà molto importante appunto cercare di far raccontare alla persona l'evento, ok? Accompagnando la persona nel racconto e provando a vedere quali sono gli elementi che nell'evento sono stati effettivamente traumatici o traumatizzanti, quindi gli effetti negativi, ma anche provare a riscoprire dei potenziali effetti positivi che quell'evento ha avuto. Questo è un passaggio fondamentale per tutte le persone che si occupano di traumi. Quindi non pensare che in quell'evento lì ci siano solo eventi negativi, ok? Quindi certamente va riconosciuta, diciamo così, la persona come vittima, ma non solo come vittima. Quindi il lavoro di narrazione, di accompagnamento, consente di far vedere e percepire la persona appunto non solo nella sua posizione di vittima. Questo la narrazione lo permette attraverso ovviamente dei colleghi che sono esperti in questo campo, in particolare mi va di citare il dottor Beppe Pasini, che è uno psicologo psicoterapeuta, e il dottor Fabio Tosini, che è uno psicologo mediatore familiare anche. Nel momento in cui ci rendessimo conto che ci sono degli aspetti specifici da un punto di vista traumatico che sono visibili attraverso dei segni, che adesso non sto qua a dirvi che sono segni clinici abbastanza evidenti in chi invece ha subito un trauma e che spesso compaiono a distanza di mesi dall'evento, non nell'immediatezza, che possono anche essere il ritiro sociale, la paura, come dicevi bene tu, Azra, prima, la paura, la mancanza di fiducia nel mondo, ok? Dell'ansia, magari dell'insonnia, eccetera. Cioè ci sono tutta una serie di segni che ci indicano che forse in quel caso lì c'è stato un trauma. Attraverso anche la dottoressa Valeria Di Caro ci possono essere anche degli interventi proprio specifici a depatologizzare quegli elementi
potenzialmente patogeni. Quindi ecco, in realtà non esiste appunto un setting e una, diciamo così, un protocollo rigido, ma va costruito in base, diciamo così, alla persona e alla richiesta e al bisogno di quella persona specifica. E dicevamo prima appunto che gli operatori che si occupano di questo progetto sono operatori formati proprio per riuscire a far fronte a un evento traumatico quale può essere l'aver subito una truffa. È molto importante, come tra l'altro diceva il professor Giorgi in una delle prime puntate, è il fatto che questi anziani vengano riconosciuti come vittima, perché uno dei problemi fondamentali appunto nel percorso di ripresa, di ripristino del benessere dei nostri anziani è proprio il fatto che non vengano riconosciuti come tali o addirittura loro stessi non si sentano riconosciuti come vittime. Quindi sicuramente questo è un aspetto importante e un altro aspetto importante è sicuramente il fatto che si vada poi a trattare il trauma nello specifico con un occhio di riguardo rispetto ai fattori positivi che possono scaturirne. Ma a proposito di ascolto, quindi voi operatori, soprattutto psicologi che vi occupate quindi della narrazione e quindi di contro dell'ascolto, vi sono degli aspetti che cambiano o comunque vanno adattati nel momento in cui dalla parte dell'anziano vi sia un racconto che faccia appunto emergere un evento traumatico, comunque la percezione della truffa come un trauma rispetto a chi magari per quanto l'abbia vissuta come un evento negativo nella sua vita ma non l'ha vissuto come appunto un evento traumatico? Allora, prima di tutto recupero una cosa che hai detto nella domanda precedente che poi mi è sfuggita nel darti la risposta, che è il tema della vergogna o del senso di colpa. È verissimo che spesso chi subisce una truffa si vergogna di aver subito questa truffa o addirittura si sente in colpa ed è questo il motivo per cui spesso non ne parla o comunque è molto restio a parlarne, cioè tende a trattenere in sé proprio perché si vergogna, comincia a sentirsi inefficace, inefficiente, eccetera, parole che poi dopo non gli permettono appunto di, concetti che poi non gli permettono poi di esprimersi liberamente, di raccontare anche alle persone che sono vicine. Quindi il primo elemento che giustamente sottolineavi tu è quello proprio del dare la possibilità di raccontare, di dare la parola. L'approccio narrativo pensa appunto, rifacendosi anche diciamo così alle grandi narrazioni, non necessariamente in ambito psicologico, psicoterapeutico, che la narrazione di per sé può essere un elemento liberante, perché esternalizza un vissuto interno, cioè permette di dare voce, parole ad un vissuto interno e di mettere all'esterno appunto questo racconto, questa narrazione. E quindi già di per sé la possibilità di narrare è, diciamo così, potenzialmente terapeutico. Poi è importante narrare a partire appunto dal proprio contesto di vita, ok? Quindi non diciamo così decontestualizzare la narrazione, ma farla, diciamo così, collocarla all'interno della vita della persona. Quando parlo della vita della persona intendo dire la fase di vita della persona, appunto abbiamo a che fare con degli anziani, dentro la casa, gli ambienti, gli spazi della persona, dentro le relazioni fondamentali della persona, cioè la possibilità di contestualizzare la narrazione di questo evento traumatico permette anche di recuperare alcuni elementi della vita, delle relazioni, degli oggetti della persona che sono assolutamente fondamentali. E poi, ed è il motivo per cui non lo dicevo prima ma lo dico adesso, stiamo anche pensando alla possibilità di narrazioni non necessariamente individuali ma di gruppo, perché appunto il fatto di, una parola che a me non piace molto ma si usa molto, è socializzare questa narrazione, cioè il pensare che non sono io l'unico che ha subito questo evento qua e la possibilità di raccontarlo e di vedere che anche altri hanno subito magari il mio stesso evento e che magari altri hanno messo in campo delle strategie di risposta che posso al tempo stesso fare mie. Questo è importantissimo per attivare un processo terapeutico. Poi, è chiaro che noi non facciamo una psicoterapia a lungo termine, generalmente abbiamo immaginato percorsi che vanno dai 6, 8, 10,
10 incontri per persona, perché metteremo a fuoco il tema appunto dell'evento subito e della possibilità di narrare quell'evento subito lì. E poi aggiungo un'altra cosa, noi pensiamo anche al valore della testimonianza, cioè immaginiamo che alcune persone e anche appunto il sistema relazionale delle persone attorno alla vittima, diciamo così, della truffa, possono fare da testimoni, la loro parola, la loro narrazione diventa testimonianza anche per altre persone. E noi pensiamo che questo, anche questo, sia un valore importante e terapeutico fondamentale. Poi è vero, la persona, come diceva il professor Giorgi, condivido, spesso non si percepisce come vittima, o meglio, non esplicita il suo sentirsi vittima, ma perché quegli effetti di cui parlavamo prima, il non raccontare, il vergognarsi, il sentirsi in colpa, in realtà sono elementi che hanno a che fare col suo essere stato vittima. Quindi c'è da fare quel passaggio lì di consapevolezza e di riconoscimento, ma per poi traghettare la persona appunto da vittima ad una posizione diversa, in modo da far sentire la persona attiva e non passiva di fronte all'evento. Ecco, se possiamo dire un elemento, diciamo così, comune all'essere traumatizzati è l'aver subito in modo passivo quell'evento lì, quindi non saper reagire, avere la sensazione di vergogna, di sentirsi in colpa e non pensare di avere degli strumenti per poterne uscire. Ecco, questo può determinare poi, diciamo così, una traumatizzazione di quell'effetto lì. Noi dobbiamo cercare di lavorare per scardinare questa reazione, questa non reazione qua. E infatti, a proposito di strumenti o comunque la percezione di non avere gli strumenti, abbiamo appunto già detto ampiamente che questo progetto si pone proprio l'obiettivo di perlomeno porre a conoscenza della comunità, ma anche proprio far conoscere ai nostri anziani gli strumenti che sono a loro disposizione. Il territorio bresciano sicuramente è molto ricco di questi servizi o comunque di azioni dedicate a loro e in questo caso dedicate al fenomeno, alla prevenzione del fenomeno della truffa. E questo progetto in sé ha vari servizi che appunto in ogni puntata stiamo raccontando che appunto proprio sono a loro disposizione. Parlava prima il nostro ospite di un aspetto interessante che è la gruppalità, ossia il racconto all'interno di un gruppo che spesso e volentieri, tra l'altro, magari è il gruppo in cui quotidianamente l'anziano si trova o comunque al quale si approccia. Vi sono vari studi, soprattutto sulla medicina narrativa, quando si tratti di magari malattie gravi o comunque malattie autoimmuni o quelle malattie che spesso non hanno purtroppo, perlomeno internamente, inconsciamente, una spiegazione, in cui appunto viene dimostrato come il fatto anche semplicemente di trovarsi in una sala d'attesa e di poter condividere la propria esperienza sapendo che anche l'altra persona sta vivendo le stesse sensazioni sicuramente ha un effetto benefico o perlomeno li fa sentire, diciamo, compresi e in un qualche modo li può riportare in una situazione di benessere e tranquillità rispetto a un tema. Dicevamo all'inizio che appunto questo progetto ha varie aree, quindi ha l'area della sensibilizzazione, ha l'area della formazione e anche della presa in carico, però noi teniamo molto anche all'area della formazione proprio perché, dicevamo, si ritiene fondamentale che i nostri operatori siano in grado di poter approcciare a degli anziani che purtroppo si sentono in pericolo o hanno subito un trauma. Senza andare poi nei dettagli tecnici, però qual è la caratteristica che nel suo ambito professionale un operatore deve o dovrebbe avere per approcciare all'anziano e soprattutto anche a livello terapeutico? Ci sono proprio degli aspetti che sicuramente sono più importanti quando si approccia a una vittima di truffa, soprattutto quando questa si trovi nella fase dell'anzianità? Allora, lasciami dire intanto che sei preparatissima anche sugli aspetti psicologici. Quando hai parlato prima della medicina narrativa hai detto delle cose centrali e fondamentali. Allora, è chiaro che una formazione, ovviamente siamo psicologi, siamo formati, siamo per entrare in relazione, però indubbiamente ci possono essere degli aspetti, diciamo così, che valgono per tutti i pazienti, ma che forse con gli anziani valgono di più. Mi vengono in mente questi. Sicuramente il primo obiettivo di tutti i percorsi psicologici,
e terapeutici a maggior ragione, è quello della costruzione di un'alleanza di lavoro, ok? È quella che viene chiamata nel nostro ambito un'alleanza terapeutica, ok? Quindi vuol dire che la persona che ho davanti sente che quello spazio, quel tempo e quella relazione che costruisci in quello spazio, in quel tempo con te psicologo, psicoterapeuta, può essere appunto benefica per lui, gli fa bene. E questa, che detta così sembra una cosa abbastanza semplice, in realtà è, non voglio dire la metà del lavoro, ma è sicuramente un elemento centrale. Quindi il primo aspetto è costruire una buona alleanza, che ovviamente nel momento in cui una persona si reca da uno psicoterapeuta volontariamente, perché sente di avere bisogno, anche lì non è scontata, ma ovviamente ci sono delle caratteristiche. In questo caso qua, come diceva bene il professor Giorgi, il far vedere e percepire, rendere consapevole la persona di quello che ha subito e del fatto che può affrontare questa cosa da anziano non è facile. Quindi sicuramente l'approccio e il primo incontro penso che sia importantissimo. Far arrivare la persona lì, in quel luogo, oppure immaginare di andarla a incontrare a domicilio. È per quello che dicevo prima, che il setting deve essere molto duttile. Quindi questo è un'altra caratteristica, cioè chi lavora con un anziano deve potersi immaginare in un setting sufficientemente elastico, duttile, cioè che si adatta ai bisogni della persona. Quindi non immaginarsi che l'orario è quello lì, preciso, in quella sede lì, magari automaticamente. Poi magari può essere anche quello, ma bisogna prevedere una possibilità. L'altro elemento è il fare leva, appunto, e questa è una delle caratteristiche importanti, se noi vogliamo trasformare delle narrazioni malefiche, cioè negative, traumatiche, in narrazioni benefiche, dobbiamo ovviamente dare la parola all'anziano, permettere che l'anziano racconti. Da questo punto di vista, gli anziani generalmente, ecco anche qua generalizzando, hanno voglia di raccontare, hanno voglia di aprirsi. C'è un bisogno di raccontare e di aprirsi, perché probabilmente anche nella loro quotidianità non è automatico farlo. Quindi sicuramente l'avere l'atteggiamento, per dirla diciamo così in alcuni autori, curioso, attento, rispettoso, non valutante, non giudicante rispetto a quello che la persona ha da raccontare, credo che sia un elemento centrale, proprio perché, come dicevamo prima, la persona generalmente invece si sente in colpa o si vergogna di quello che ha subito. E quindi credo che l'atteggiamento iniziale, appunto, di massimo rispetto, di ascolto, di possibilità di non essere appunto giudicanti o valutanti, curiosità attenta, che non è una curiosità morbosa, di non fare l'interrogatorio ma di avere un assetto da conversazione, ecco, sono tutti elementi che possono favorire il far riferimento a dei ricordi, quello che noi psicologi chiamiamo l'utilizzo del sé, e quindi anche noi raccontare dei pezzi della nostra storia, ricordare anche noi dei nostri nonni, fare delle domande che apparentemente sono lontane ma che permettono di costruire una relazione. Ad esempio raccontare da dove vieni, ma chi è la tua famiglia, chi è, dove vivevate, ecco, sono tutta una serie di elementi che sicuramente creano quel terreno per poi far sì di introdurre l'elemento invece della truffa. Grazie mille al nostro ospite, appunto ci ha raccontato di come si tratta nel nostro progetto il percorso psicologico di recupero del benessere dei nostri anziani, quindi ancora grazie di essere stato qui e vi ringraziamo anche per averci seguito, vi aspettiamo nelle prossime puntate.